Buonasera ragazzi, ciao a tutti. Dico sera perché qui è sera, è l'unica possibilità che ho a quest'ora, insomma. Rispondo ancora, cercando di variare il più possibile, cioè di spaziare il più possibile nella risposta per cercare di accontentare più persone, più di voi che mi fanno domande anche leggermente diverse, insomma, ma che vertono comunque, vertono in quel tipo di risposta che io posso dare, l'unica che posso fare. Allora, anche se sono molto generiche, cercherò di farlo, almeno cercherò, ci proverò, di metterle insieme e dare una risposta non univoca, ma almeno possibile, cioè realistica. Allora, mi si chiede spesso, l'introduzione proteica a livello di grammi per chilo di peso corporeo quanto deve essere? Al che mi verrebbe da fare un sacco di altre domande del tipo: qual è, tornando a un altro appuntamento che abbiamo fatto, qual è il tuo obiettivo, come ti stai allenando? Perché in realtà di quante ne hai bisogno? Sarebbe la domanda di quante ne ho bisogno, ma allora nascono altre domande che non vogliono essere una risposta, perché la risposta io per quanto possibile la do, però. Quante proteine ho bisogno per fare cosa? Per allenarmi seriamente, per avere il massimo dei risultati, per quanto tempo, qual è il tuo obiettivo, quali proteine? Benissimo. Allora, rispondo alla prima. Molti mi dicono, mi fanno la domanda dicendomi già cosa stanno facendo. E mi dico, io vorrei sapere se quante proteine Piero consigli di assumere. Io già ne uso 4, molti di voi, più di quanto potete pensare, 4-5 grammi per chilo di peso corporeo di proteine. Al che la mia conoscenza non mi permette di accettare una cosa del genere, perché esiste anche la fisiologia e la nefrologia in particolare ci dice che l'eccesso di proteine prolungato porta comunque a dei problemi seri, molto seri. Andate un po' a vedere qualche seminario che abbiamo fatto sull'equilibrio acido-base. Ci esaurisce i sistemi tampone e non solo, ci va a smontare anche le ossa perché induce un'acidosi sistemica interessante dal punto di vista patologico. E quindi quante? Io direi che se siete. Allora, la risposta, ok, la metto giù in modo quasi generico, ma molto preciso in sé. Quindi. Voi pensate che ci si presentava, e ancora adesso so di persone che si presentano in gara con 2 grammi di proteine, 2/3 dipende, dipende dalla necessità di allenamento e dalla frequenza di allenamento, 2/3 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. E questo può essere fatto, e andava e si fa ancora, con un atleta che si allena to in modo tosto. Quindi se uno dice ci vado 3-4 volte a settimana, mi alleno seriamente quelle 3-4 volte e faccio un lavoro, non ho ambizioni di altro tipo, guardate che 2 grammi di proteine no, non sono poche, non sono per quanto ne scrivano gli ipertecnici e per quanto ne dicano chi non ha mai provato a fare 10 anni di 10-20 anni di magari di agonismo, ecco. E poi facendo le analisi alla fine del sangue. Quindi attenzione alle proteine, attenzione nel senso di non usarne troppe poche perché non avete risultati sufficienti, ma di non usarne in eccesso perché sono in eccesso, il processo si chiama neoglucogenesi o gluconeogenesi, non ricordo più, e trasforma le proteine in zucchero, quindi è meglio a questo punto fermarsi a quelle che servono e integrare eventualmente il deficit calorico con delle altre cose, i carboidrati, magari a lento rilascio e altre cose, insomma, diamo zucchero se serve zucchero, carbo se servono carbo e diamo proteine se servono proteine, non diamo proteine se serve zucchero perché è assurdo dover smontare le proteine per usarle come combustibile quando sappiamo benissimo che le proteine sono materiale plastico, servono per costruire i danni che noi dobbiamo infliggere con l'allenamento, no? Chiaro il concetto, ne abbiamo già parlato. Quindi i 2 grammi sono ottime, 2/3, ripeto, dipende dall'intensità dell'allenamento, dall'obiettivo dell'atleta, se è un agonista, se non è un agonista, lì fate un attimo poi i vostri calcoli, la letteratura non manca, internet c'è, attenzione alle fake, perché girano, sto vedendo delle cose, soprattutto scritte da nutrizionisti, che dovrebbero essere quelli che un attimino
prendendo il libro di macroelementi per favore, madre, che dovrebbero essere invece quelli che insegnano le cose giuste, dell'assurdità. Io mi aspettavo che da una persona che si laurea, che sia una mini laurea, ma comunque una laurea in nutrizionismo, no, di non vedere queste cose. Perché poi a livello pratico, ragazzi, c'è da mettersi le mani nei capelli per chi li ha lunghi. Io ne ho tanti, ma li ho problemi, quindi vorrei mostrarlo. Allora, al di là degli altri testi di base che ci possono essere, e sono molti, anche seri, cercate di fare una cultura personale riguardo all'alimentazione, perché così, non vi, per il solito discorso, che poi alla fine nessuno vi viene a raccontare più le frottole o quello che si inventa al mattino per essere diverso dall'altro e ti mette 20 grammi di formaggio grana con 10 grammi di prosciutto crudo e la brioche con la fetta biscottata e la marmellata con 5 grammi di burro e il succo di, magari incompatibili come combinazioni tra di loro, non sapendo che magari voi siete più formati di lui e con fuori dalla porta magari fate una risata, speso però 200 euro magari. Attenzione, fatevi una cultura personale sull'alimentazione. Io per quello che posso ho fatto, è un decennio che ne sto parlando, e quindi rispondendo per quanto riguarda le proteine, 2 grammi per chilo di peso corporeo se vi allenate in maniera tosta, se no sono troppe. Uno e anche meno in certi periodi. Vi faccio vedere un testo che mi fa piacere. Questo è un testo di Arienti, riuscite a vederlo? Le basi molecolari della nutrizione. Se voi cominciate a farvi un po' di cultura personale, un po', insomma, se la cosa piace si va oltre che un po', no? E poi nessuno può più venirvi a raccontare delle favole, perché insomma, minimo che potete fare in quel caso è girargli le spalle. E tagliare i ponti. Ecco, non so se anche voi avete avuto esperienze del genere, ma io continuo a vedere gente che mi manda per un commento che non do la dieta che gli ha fatto il nutrizionista di turno, piuttosto che il nuovo ipertecnico che non ha mai fatto una gara, però ho letto che, ragazzi, ci sono delle cose assurde, vi complicano la vita per niente. Se io faccio il calcolo dei 10 grammi di prosciutto, i 20 grammi di formaggio grana, i 50 grammi di whey, attenzione, faremo un discorso sulle whey, sulle proteine in polvere, adesso lo faremo. Io faccio la somma, sono 40 grammi, 40 grammi sono 2 etti di pollo, punto. Siccome il multivitaminico lo devo prendere comunque, perché voglio essere coperto, il multiminerale lo prendo comunque, se mi stai cercando i microelementi all'interno dei macro, allora me li assumo io come integrazione e mi semplifico la vita con 200 grammi di pollo, ho i 40 grammi di proteine dei 10 alimenti che tu mi hai messo giù. Scusate lo sfogo, però non ne posso più, non ne posso più. Ci sono in ogni angolo, ci sono in ogni angolo e sono tutelati dallo Stato. E questo è il problema. Benissimo, lasciamoli dove sono e andiamo avanti per la nostra strada. 2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo se sei uno che si allena tosto. Bene? 3 grammi se sei molto pesante e hai obiettivi agonistici e chi lo fa a gare arriva anche fino a 4 e lo sa. E poi periodizzare, cioè lo faccio finché ho raggiunto quell'agonismo, quell'obiettivo, quella forma, eh? E poi devo pensare anche al mio organismo che deve eliminare tutte le scorie e metaboliti azotati di questa assunzione massiccia. Quindi cosa farò? Farò dei programmi, e qui anticipo quello che volevo dire alla fine, di deproteinizzazione ai fini di tutelarmi a livello di fisiologico, fisico, di salute, igienistico, se vogliamo chiamarlo così. Cercherò di tutelarmi, perché non posso pensare di vivere la vita a 3 grammi, 4 per chilo di peso corporeo, con proteine magari animali, no? Derivate dalla carne, dalle uova, dal pesce. Perché sono un gran carico renale per noi, non solo renale, ma a livello di acidosi sistemica, con tutto ciò che ne consegue a livello di ossa, di apparato immunitario, intestinale, putrefazioni, non putrefazioni, insomma, una serie di cose che magari affronteremo in un seminario che io sto cercando di organizzare. Mi hanno già dato la disponibilità di una sala qui, che contiene un bel po' di gente, dove abbiamo già fatto seminari in passato, e aprirò, penso, quest'autunno, aprirò la stagione ancora di qualche incontro tra di noi per tutti quelli che potranno venire. Ve lo farò sapere naturalmente per tempo, anche perché la sala purtroppo avrà un numero chiuso, mi pare, di quanto 80 persone. Quindi, l'ultima volta abbiamo fatto un seminario,
con la Mara abbiamo parlato dell'alimentazione vegana, visto che la cosa mi viene spesso chiesta, a tuttora, e con mio grande piacere in sala c'erano centinaia di persone circa, che venivano anche da altri sport, e lì ci siamo veramente confrontati in maniera seria, Anche la paraolimpica c'è c'era. stata crescita reciproca, c'erano campioni anche di altri sport, e anche campioni paraplegici, mi pare, no, Mara? Paraolimpici. Paraolimpici, sì, che sono venuti a sentire, vegani, e ci siamo confrontati sulla sequenza di aminoacidi, sull'importanza delle proteine, sull'integrazione, su come integrare, sulla carenza di B12, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto una bella, è stato un bel incontro, un bellissimo incontro, costruttivo, anche per quanto mi riguarda. E ho sentito esperienze anche di altri settori, siamo cresciuti insieme, insomma, mi piace quando è così, quando c'è il confronto che è costruttivo, non solo critico per il gusto di farlo, ma quando c'è la... sentiamo la tua esperienza, sentiamo i tuoi studi, quali sono, e questo è un bellissimo incontro, vorrei ripeterlo, magari succede, però uno sicuramente sull'alimentazione per gli atleti noi e sui sistemi di allenamento integrati, che sono una cosa di cui parleremo, integrati significa circuiti, insomma, circuiti più o meno interessanti. E vediamo anche di sfatare alcuni miti che purtroppo si stanno facendo sempre più evidenti nei periodi in cui nessuno parla, questi cominciano a emergere, dicono delle assurdità, fanno del perdere del tempo incredibile alle persone, e io non ci sto a questo gioco, insomma, non mi piace. Il nostro settore deve riguadagnare conoscenza e serietà. Per serietà, per quanto possibile, a portarla noi, vecchia guardia, e altrimenti la nuova guardia, ma che sa quello che dice, però non che si fida di quello che gli ha detto l'amico, di quello che ha letto su internet e altre cose. Quindi porteremo testi ufficiali e meno ufficiali sui quali fare poi delle ricerche personali, porteremo una bibliografia, ma soprattutto discuteremo tra di noi. Ecco, questo ve lo rimando però in autunno, è solo una premessa, una prefazione. Alcuni mi chiedono, molti mi chiedono, la sostituzione parziale delle proteine animali, quindi da alimentazione, pollo, pesce, eccetera, 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 uova, può avvenire con delle whey, cioè proteine in polvere, possibilmente whey perché sono le più leggere e disponibili? Sì, può succedere, ma l'importante è che tu non sia agonista, perché gli agonisti lo sanno bene che anche se le usano magari, e non ci credo molto, non ci credo per niente, nonostante le pubblicizzino, anche se dovessero mai usare, ecco, parliamo diversamente, durante l'anno, quando si avvicinano le competizioni o quando si devono tirare per esibizioni o presentazioni in pubblico, non so quali sono gli impegni adesso, le tolgono assolutamente, perché trattengono acqua e non c'è niente da fare. Parlate pure con gli agonisti se avete la possibilità, parlate con quelli che reggono ad alti livelli. E vi diranno che sì, va bene l'integrazione delle proteine, soprattutto se sono anche sponsorizzati, vi diranno così. E io vi dico, non è che non si devono usare, sono complete sotto il profilo, sotto lo spettro aminoacidico, ma se dovete asciugarvi o volete asciugarvi di più, non sono indicate né le whey, né quelle di calcio, né quelle dell'uovo. Forse quelle dell'uovo hanno meno problemi in questo senso. Ma un altro consiglio voglio aggiungere all'assunzione delle whey, che io non rinnego, fino al 50% si possono sostituire, abbiate solo un'accortezza, reidratatele, cioè se dovete usare le whey erroneamente dopo allenamento invece degli aminoacidi, decidete di usare le whey perché il vostro amico ve l'ha detto, errato, si usano gli aminoacidi, ma però le whey si usano durante il giorno. Se doveste usare, mettetele in idratazione con acqua a temperatura ambiente, che poi potete rinfrescare in un secondo tempo, per tempo, 4-5 ore prima, ok? In modo che abbiano la loro quantità d'acqua e siano molto più biodisponibili, altrimenti rischiate che passino quasi, non passino inosservate, ma che abbiano i tempi di digestione molto più lunghi, per cui complicazioni digestive a livello enzimatico. Provate, fatemi sapere, datemi un feedback per favore, perché insomma quelli che ho finora sono positivi in questo senso. Reidratazione delle proteine in polvere di qualsiasi natura, uovo, calcio che non consiglio, quindi non le whey ma le caseinati. E se qualcuno mi chiede anche, si possono associare, ah, ok, allora ogni volta che si associa una proteina si ha l'intervento di più enzimi perché le catene proteiche non sono le stesse.
non sono le stesse quelle della carne, non sono le stesse quelle del pesce, non sono le stesse quelle del latte, i latticini e derivati, compresi le whey o i caseinati. Quindi se uno mi dice posso associare proteine, sì che lo puoi fare, a scapito di una digestione più difficoltosa e più lunga. Ti va bene? Hai uno stomaco di ferro? Va benissimo, fallo. E a questo proposito vi do anche un consiglio: se doveste miscelare delle whey, io non vi dico le aziende perché non ho stima di nessuna in questo momento, purtroppo per correre dietro al mercato sacrificano la qualità, quasi tutti. Non ho paura a dirlo, eh. E miscelate, fate un 20% di proteine dell'uovo, del bianco d'uovo, un 40%, 50% di whey, se avete la possibilità di avere quelle buone, non so dove le trovate, ma dovrebbero in qualche modo in Europa esistere, e poi rimanete in caseina, che io non amo molto, ma beh, abbiamo uno spettro aminocidimo più che completo. Mi raccomando, occhio, occhio, che ci sia sempre un apporto del gruppo B, in particolare la B12, perché purtroppo se non sono addizionate da azienda queste proteine tendono a non avere la B, ed è importantissima per l'assimilazione. Insomma, ecco, non eccedete nei 2 grammi di cui parlavamo prima, potete tranquillamente mettere 1 grammo di whey se non siete in un periodo di tiraggio, altrimenti vi garantisco che la situazione cambia da così a così. Nel giro di qualche giorno, tra l'altro, una settimana al massimo, ed è una cosa risaputa tra gli agonisti. Quindi, risposta, posso usare le whey? Certo che le potete usare, o le proteine, il mix che vi ho appena dato, certo che le potete usare se non siete in gara, se non siete agonisti, ma e questo gli agonisti già lo sanno, scusatemi agonisti, scusatemi, lo devo dire per chi non lo sa però, e magari vuol tirarsi, no? Vuol tirarsi, uno vuole vedere fin dove si arriva, deve togliere le proteine in polvere e deve usare le proteine animali, o se riesce a fare dei mix vegetali, quindi magari usare delle proteine di soia. Non abbiate paura della soia, come dicono, attenzione, non fitoestrogeni, bisogna prendere 10 kg al giorno perché intervenga a quel livello, quindi tranquillamente andate con la soia, sono anche le più complete, il pisello, le vostre simpatie, integratele con degli aminoacidi essenziali, mi raccomando, per completarle, e della B12 presente, ma di solito negli aminoacidi essenziali la B12, se un'azienda seria ce la mette. Impensabile però da usare nei periodi di pre-gara. Ok. Quali aminoacidi? Io vi consiglio il vegammino, chiaramente l'ho inventato io, per cui cosa volete che vi consigli? Sono sicuro di quello che dico. Vegammino durante i pasti di whey, ma anche durante i pasti proteici, perché vi aiuta fino al 30% di assimilazione in più delle proteine normali. Per quanto mi riguarda, consiglio assoluto è di usare sempre meno proteine in polvere che potete, sì, usatele, ma se non potete farne a meno, perché le fonti naturali, cioè il pollo, il pesce, le uova e tutto quello che ben conosciamo, sono le fonti migliori e tra l'altro anche più complete. E mi si chiede anche come compensare l'acidosi, ma di questo ne abbiamo dato 10 anni che ne parliamo. Usate degli alcali, l'idroalcalica, oppure l'alcalica K, l'alcalica MG, l'alcalica retard, usate, tamponate questa acidosi indotta dalle proteine. Abbiamo fatto seminari in tutta Italia, chi magari mi sta seguendo e mi ha avuto ospite da lui sa benissimo quanto io mi sono da sempre battuto sull'uso degli alcali. Mi raccomando, aiuta i nostri sistemi tampone a non depauperarsi, ma qui apriremo un discorso a parte, magari con un seminario dedicato. E poi ribadisco e risottolineo, perché è molto importante, abbiate il coraggio di prendervi dei periodi di deproteinizzazione, senza per questo dover sacrificare l'allenamento. I periodi di deproteinizzazione possono durare anche 2 mesi, dipende da quanto vi siete iperproteinizzati prima e qual è stato il vostro obiettivo che avete più o meno raggiunto. Quindi l'agonismo, il tiraggio, per chi uno vuole tirarsi, c'è anche chi si tira per andare in spiaggia, eh? Non dimentichiamo, c'è gente che si mette in forma e mi consulta, mi dice: io voglio per quest'estate, perché deve fare bella figura, insomma, diciamo così. Cose che io chiaramente non ho nella mia mentalità, perché per me il tiraggio massimo era quello di andare sul palco, ma voglio rispondere a tutti, per cui sto dando una risposta che vada bene anche per chi vuole andare mettersi in forma, insomma, per i cazzi suoi. Quindi fatevi dei lunghi periodi, anche lunghi, anche fino a 2 mesi se avete caricato troppo prima, usando continuamente degli alcali, chiaro, perché comunque non li troviamo in natura se non mangiamo 10 kg di verdure o di frullati, e abbiate il coraggio di farli, perché molti dicono: io mi deproteinizzo, perdo 2 kg di muscoli. Non è importante, la memoria muscolare sui 2 kg c'è subito, appena reintegri li becchi subito,
Abbiamo una memoria muscolare se i muscoli sono fatti con l'allenamento, capito? Se sono fatti con l'allenamento e tanto allenamento, quella memoria rimane anche fino a che avete 60 anni. Questo ve lo posso garantire. Quindi, ragazzi, con questo secondo intervento che faccio questa settimana e che verrà riproposto da Mara quando ne avrà voglia lei, io vi saluto, vi auguro tutto il bene possibile, spero di esservi anche stato utile e ci sentiamo più avanti. Un bacione a tutti, alla prossima, ciao!